Asfalto killer, due uomini hanno perso la vita in due incidenti stradali verificatisi la scorsa notte a Trapani. Oggi l'autopsia, verrà eseguito nel pomeriggio l'esame medico-legale disposto dalla procura di Trapani per far luce sul decesso del piccolo Daniel. La prima di Biagio a Trapani, successo di pubblico ieri al cinema Diana per la proiezione del film che racconta la vita del missionario laico Biagio Conte. Consegnati i lavori, al via l'intervento di riqualificazione del plesso scolastico Mazzini nel territorio di Casasanta Erice. E per lo sport ringrazio i tifosi, il presidente della Pallacanestro Trapani Pietro Basciano ha scritto una lettera di ringraziamento ai tifosi Granata per il sostegno, la sportività e la lealtà. Buongiorno a tutti e benvenuti a TG Sud, dopo la pubblicità ritorniamo con tutte le notizie e gli approfondimenti. Modem di Nick e Cordless Motorola. Punto Radio Wind, in via Fardella 48 a Trapani. Apriamo il nostro TG con la cronaca. Un giovane e un barbone hanno perso la vita in due incidenti stradali verificatisi la scorsa notte a Trapani. Il servizio. Due uomini sono morti in due incidenti stradali verificatisi la scorsa notte a Trapani all'uscita dell'autostrada A29 e sulla rotonda dello scorrimento veloce nelle vicinanze dell'impianto sportivo Forese. A perdere la vita un barbone che deve essere ancora identificato è un giovane. Quest'ultimo si chiamava Bartolomeo Rizzo ed aveva 27 anni, ferita invece la fidanzata che viaggiava in auto con la vittima. Il primo incidente si è verificato intorno alle 22 quando alla sala operativa della polizia stradale è giunta una chiamata all'altocapo del telefono un automobilista che segnalava la presenza di un pedone sulla A29. C'è un uomo, ha detto, che passeggia in autostrada. Scattato l'allarme è subito intervenuta una pattuglia che a circa 600 metri dall'uscita dell'A29 nel tratto Palermo-Trapani ha rinvenuto il cadavere del barbone travolto e ucciso da un autocarro condotto da un trapanese. In tasca non aveva documenti, i poliziotti pertanto stanno cercando di risalire alla sua identità. La seconda tragedia si è verificata 15 minuti dopo la mezzanotte. Un'auto, una Nissan Primera, con a bordo una coppia di fidanzati, a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, mentre era sulla rotonda dello scorrimento veloce all'altezza dei campi Forese, è finita fuori strada andandosi a schiantare contro il guardrail. Nell'impatto violentissimo il conducente Bartolomeo Rizzo non ha avuto scampo, è morto sul colpo. Per estrarre il cadavere dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'auto si è disintegrata, la fidanzata invece è stata trasportata con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate, dove aver ricevuto una prima assistenza sanitaria è stata ricoverata. I medici le hanno riscontrato lesioni e fratture in diverse parti del corpo. La dinamica dell'incidente adesso è al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Trapani, chiamati a far luce sulla vicenda. Verrà eseguita oggi pomeriggio alle 16 l'autopsia sul bambino deceduto nella notte tra venerdì e sabato nel reparto di pediatria del Sant'Antonio Abate di Trapani. L'esame autoptico disposto dalla Procura di Trapani per fare luce sulle effettive cause del decesso del piccolo Daniel, i medici parlano di sospetta meningite fulminante, verrà eseguito dal professore Livio Milone dell'Istituto di Medicina Legale di Palermo. Sarà presente anche il legale nominato dalla famiglia della vittima, avvocato Giusi Montericcio, assieme al consulente di parte Sortino. Frattanto, secondo alcune indiscrezioni, il primo medico del reparto di pediatria, indagato assieme ad altri tre colleghi con l'accusa di omicidio colposo, che ha visitato il bimbo sarebbe stato il dottor Michele Palmeri. Era lui in servizio quando venerdì mattina Daniel Cesanello, di 23 mesi, è stato accompagnato in ospedale dai genitori. Aveva la febbre alta ed aveva vomitato. Dopo essere stato visitato, il bambino è stato dimesso. È stato riscontrato, rilevano all'ASP di Trapani, una situazione influenzale, nulla di importante che necessitasse di ricovero. Al paziente sarebbe stata somministrata una tachipirina. La scelta dei medici di rimandare il bambino a casa ha scatenato la rabbia dei familiari. Perché non lo hanno tenuto in ospedale? Lo sfogo di Gaetano Cesanello, padre di Daniel, considerato anche che aveva la febbre alta. In serata poi la situazione è precipitata. A Daniel sono spuntate delle macchioline rosse sul petto. Poi sono arrivate anche le convulsioni. Papà e mamma, preoccupati, hanno deciso di riportarlo in ospedale. Il bambino così è stato trasferito nuovamente nel reparto di pediatria, dove è in servizio. Questa volta c'era la dottoressa Maria Mulè, anche lei iscritta nel registro degli indagati.
5 ore dopo il ricovero, il paziente è deceduto. Gli altri due medici destinatari delle informazioni di garanzia, notificati dagli agenti della squadra mobile, prestano invece servizio al pronto soccorso, dove il bambino ha fatto tappa prima di raggiungere la pediatria. A coordinare l'inchiesta è il sostituto procuratore Rossana Penna. La Polizia Municipale di Trapani ha sequestrato decine di articoli contraffatti in un'attività commerciale gestita da cittadini cinesi. L'attività di controllo ha portato in particolare a sequestro anche di una notevole quantità di materiale elettrico e di giocattoli. Tutto il materiale è stato sequestrato perché non conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza dei prodotti e perché privo delle istruzioni in lingua italiana, senza la marcatura CE e quindi potenzialmente pericoloso per la salute dei consumatori. Nei confronti dei titolari dell'esercizio commerciale controllato sono state comminate sanzioni di natura amministrativa. 250 kg di sigarette di contrabbando per un valore commerciale di oltre 60.000 euro sono state sequestrate a bordo di un peschereccio battente bandiera libica dai militari della Guardia di Finanza di Mazara del Vallo di concerto con la Guardia Costiera. 4 persone sono state denunciate. Oltre alle sigarette è stata sottoposta a sequestro anche l'imbarcazione. E andiamo avanti con i servizi. Sono arrivati a Trapani nel tardo pomeriggio di ieri 190 migranti soccorsi al largo delle coste libiche. Il servizio. Gli extracomunitari, 5 donne e 185 uomini di nazionalità subsahariana, sono stati trasportati da un mercantile italiano che li aveva recuperati in mare. Lo sbarco è avvenuto a Moloroncillo. Ad attenderli la solita task force, composta da polizia, carabinieri, guardie di finanza, guardia costiera, associazioni di volontariato, uomini e donne della protezione civile. I migranti hanno ricevuto una prima assistenza sanitaria nelle tende da campo allestito al molo. Qui sono stati anche rifocillati, stanno tutti bene anche se in città sono arrivati stremati per la lunga traversata. Insomma, non si sono registrate situazioni di emergenza dal punto di vista sanitario. Dopo le formalità di rito, i 190 migranti sono stati ospitati presso i centri di accoglienza e le strutture dislocate nel Trapanese. Trapani. Telefono 0923 24 402. Successo di pubblico ieri per il Biagio Day al cinema Diana. I 3 spettacoli hanno dato il meritato tributo al loro concittadino Marcello Mazzarella. Il servizio. 80 film alle spalle, ma l'emozione era palpabile per la sua prima trapanese. L'attore nato ad Erice e da sempre legatissimo alla sua città ha presenziato assieme al regista della pellicola Pasquale Scimeca e alla produttrice Linda Di Dio a tutte e 3 le proiezioni di ieri al Cinema Diana a Trapani. Ottima la risposta del pubblico, nonostante una non felicissima giornata feriale e per giunta subissata da una pioggia battente. Alla fine di ogni proiezione sono stati protagonisti di un incontro dibattito con gli spettatori che hanno potuto ascoltare dalla loro viva voce lo spirito che ha mosso Marcello, autore anche del soggetto del film, nella sua idea cinematografica che è stata poi sposata da Scimeca e dalla produzione in soli 4 mesi. La giornata ha anche visto la presenza del vescovo Fragnelli, passato per un breve saluto ai protagonisti e agli spettatori presenti in sala. Fra gli ospiti della proiezione anche Giacomo Pilati, amico personale del missionario laico. Pilati ha scritto qualche anno fa un toccante libro su Biagio Conte, raccontandone la sua straordinaria vita. Anche lui ha salutato il pubblico alla fine della prima proiezione. Prima della giornata in sala, il regista e l'attore sono passati dai nostri studi per un'intervista in esclusiva alla nostra Antonella Lusseri, che andrà in onda domani alle 21 ed in replica alle 23. Vi proponiamo quindi uno stralcio della registrazione con Pasquale Scimeca. Il Biagio Day è un modo, diciamo, carino e gentile per cercare di bypassare quelle che sono le problematiche di distribuzione che in Italia sono abbastanza, diciamo, difficili, e quindi, diciamo, con questo sistema noi, diciamo, con la programmazione di un giorno, alle volte anche di 2 o 3 giorni, a secondo le disponibilità che hanno gli esercenti, riusciamo, come dire, a incunearci, diciamo, in questo sistema. Devo dire, sta andando benissimo, abbiamo già fatto più di 100 proiezioni in tutta Italia. E continuiamo ancora, c'è un percorso lungo di questo distributivo che durerà probabilmente fino all'estate e poi lo riprenderemo in autunno.
consegna dei lavori questa mattina nel plesso scolastico Mazzini di via Cesarò ad Erice. I lavori, per un importo di 350.000 euro finanziati dalla Comunità Europea nell'ambito del progetto Ambienti per l'apprendimento, prevede anche l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Antico plesso che sia moderna, che va al passo con i tempi grazie a questa virtuosa collaborazione fra il Comune e la direzione didattica. Anche in questo caso abbiamo colto l'occasione di recuperare dei finanziamenti che il Ministero, facendoli circuitare attraverso le scuole, mette a disposizione per investimenti proprio per ammodernare, migliorare, mettere in sicurezza e rendere ancora più confortevole una delle tante case, abbiamo tante scuole nel nostro territorio, una delle tante case dei piccoli cittadini. La scuola chiaramente se ne avvantaggia con una serie di lavori strutturali, vogliamo spiegare quali sono, quantomeno quelli più importanti. Il progetto interessa interamente tutte e cinque le azioni dell'asse 2 dei fondi FERS. In particolare noi abbiamo un impianto fotovoltaico di 20 kW, poi l'intero prospetto sulla via Cesarò, nonché un intervento sui bagni degli alunni e del personale e la sostituzione di tutte le porte delle classi, perché derivano da una serie di lavori effettuati nel tempo, perché questa scuola è stata costruita nel tempo, nonché dei piccoli interventi per la sicurezza e, importante, il rifacimento della pavimentazione della palestra, che è uno dei nostri problemi che ci eravamo sempre posti per migliorare la qualità del nostro impatto didattico sugli alunni. Venerdì alle 10.30 presso la Sala Perrera di Via Libica a Trapani sarà presentato il libro Camicette Bianche oltre l'8 marzo di Esther Rizzo. La presentazione del libro rientra nelle attività del progetto Nativi Digitali promosso dall'Associazione Diritti Umani contro tutte le violenze. All'incontro interverranno Aurora Ranno, presidente dell'Associazione Cotulevi, Giovanna Bertuglia, docente di storia e filosofia, e Esther Rizzo, scrittrice. A moderare l'incontro sarà Anna Maria De Blasi. E ieri a Trapani, a Piazza Vittorio Veneto, si è tenuto un sit-in di protesta contro la sospensione del servizio assistenza comunicazione disabili delle scuole della provincia. A rischio più di 100 posti di lavoro e il servizio fondamentale per gli studenti disabili. Vediamo. La manifestazione si è tenuta a Piazza Vittorio Veneto davanti l'ex provincia regionale di Trapani. Al sit-in hanno partecipato i lavoratori che si occupano del servizio di assistenza alla comunicazione dei bambini disabili nelle scuole del territorio, erogato dalla provincia ma sospeso, secondo quanto fatto sapere dai sindacati, a causa della mancanza di fondi, lasciando senza alcun supporto in aula gli studenti che necessitano di maggiore attenzione. A fianco al problema sociale c'è naturalmente quello occupazionale. Il personale teme per il proprio futuro lavorativo. A rischio ci sarebbero più di 100 posti di lavoro. La nostra protesta nasce per un motivo molto importante. È stato sospeso un servizio per i bambini sordi e ciechi nelle scuole. La nostra figura è fondamentale in quanto noi segniamo una lingua detta LIS, lingua italiana dei segni. E noi come assistenti alla comunicazione e soprattutto i genitori degli alunni che aspettano questo servizio, ci aspettiamo un segno di positività per riprendere al più presto il nostro servizio. L'innovazione nella valorizzazione del patrimonio archeologico come ponte tra le due sponde del Mediterraneo. E questo è il titolo del convegno che si terrà domani mattina a partire dalle 10 presso il castello arabo normanno. L'incontro è organizzato dal Comune di Salemi, partner del progetto Hologram, promosso nell'ambito del programma di cooperazione trasfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013. Prevista la presenza dell'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana Antonino Purpura. Ultimi appuntamenti oggi per il Carnevale 2015. Dopo la mancata uscita di ieri a causa della pioggia, questo pomeriggio a Paceco torneranno a sfilare i carri allegorici. Il corteo percorrerà il viale Regina Margherita. A Valderice questa sera dalle 21 in piazza Cristo Re ci sarà invece l'esibizione dei gruppi dei carri, mentre nel pomeriggio a partire dalle 17.30 a Favignana le manifestazioni di Carnevale si chiuderanno con consegna delle targhe di riconoscimento ai cantieri che hanno partecipato alle sfilate.
sfilate dei giorni scorsi. A causa delle avverse condizioni meteo, invece, il Carnevale di Petrosino è stato rinviato al prossimo fine settimana. I carri torneranno dunque a sfilare sabato 21 e domenica 22 febbraio a partire dalle 17. E chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud. Alle 15.15 ed in replica alle 20 andrà in onda la Movida Carnevale 2015 alla Baia dei Mulini. Alle 20.30 e a mezzanotte trasmetteremo invece l'incontro Pallacanestro Trapani Agrigento, valevole per la 22esima giornata del campionato di A2 Gold. Sul canale 649 invece alle 16 ed in replica alle 22.30 andrà in onda la partita del campionato di eccellenza Dattilo Mussomeli. Con questo è tutto, dopo la pubblicità c'è la pagina sportiva con Stefania Renda. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Buongiorno e benvenuti al TG Sud Sport. Apriamo con il calcio. Continua la preparazione del Trapani che sabato ospiterà alle 15 il Varese. Intanto torniamo alla gara di sabato contro la Virtus Entella ed andiamo ad ascoltare l'autore del gol, Giovanni Abate e Simone Basso. Sì, penso sia stata una partita equilibrata. Sono d'accordo fino a un certo punto, nel senso che dicevi che avessimo portato a casa il risultato non sarebbe stato del tutto giusto, nel senso che il primo tempo loro chiaramente hanno fatto di più la partita, il secondo tempo penso più noi e alla fine ci sta il pareggio, però sai, a volte l'episodio fa cambiare la partita. Se io la piglio male, l'ho vista schizzare, ho messo il piede, non so neanche come l'ho presa, l'avessi presa magari male andava dentro, erano tre punti e portavamo a casa il bottino pieno, però fa parte del gioco, l'importante è la mentalità che in queste due partite si è vista e con questa testa possiamo andare distante, penso. Non lo so, penso sia, come avevo detto a Cittadella, avevamo bisogno di un esame di coscienza. A te mi avevi fatto delle domande a riguardo, ti avevo detto che se ognuno di noi fa un esame di coscienza e ragiona, magari da lì può scattare qualcosa. Penso che in noi sia scattato qualcosa e queste due partite dimostrano questo. Il mio gol è una conseguenza del lavoro fatto dalla squadra. Oggi abbiamo fatto una gran bella partita sotto tutti i punti di vista, stiamo dando continuità alle prestazioni e ora anche ai risultati. È un Trapani che ormai è in via di guarigione sotto certi aspetti, dobbiamo continuare su questa strada, non dobbiamo abbassare né la tensione né la concentrazione, perché adesso le giornate si accorciano e diventa sempre più dura, quindi ci vuole questo tipo di atteggiamento, questa fame, questa determinazione e fare questo tipo di partite. Oggi è un pareggio bello, meritato, giusto, perché anche loro hanno giocato bene, hanno avuto le loro occasioni come a noi. Una partita giocata da tutte e due le squadre a viso aperto e andiamo a casa con un buon risultato, ma soprattutto con la consapevolezza di aver fatto un'ottima prestazione. Intanto il presidente del Varese, Nicola Laurenza, si è dimesso. Ha incaricato i due dirigenti più alti in grado di trovare un acquirente per la società biancorossa. Passiamo adesso al basket, perché la pallacanestro da venerdì sarà a riposo visto che doveva giocare con Trieste, ma la partita salterà perché Trieste non fa più parte di questo campionato. A caldo dopo la sconfitta nel derby ha parlato Andrea Renzi. Noi siamo stati molto fortunati in queste ultime due settimane. Io, per come l'ho vista io, per come l'ho vissuta, credo che noi tutti ci abbiamo messo il 100%, abbiamo provato a vincerla e però è mancato qualcosa e credo che adesso ci sia solo da rimboccarsi le maniche a prescindere dall'obiettivo che possiamo o dobbiamo raggiungere. Purtroppo i playoff adesso sono forse un po' troppo in là nel punteggio le altre squadre per poter sperare di raggiungerle, per cui speriamo in un buon finale di stagione e vedere dove siamo alla fine. Io ovviamente la sensazione, insomma, per chi assiste alle partite, che se nei minuti finali siete punto a punto con l'avversaria difficilmente la portate a casa, forse di testa questa cosa. Ma io questo non lo so, questa squadra ha anche elementi della passata stagione, penso a Giancarlo, a Patrick, a Stefano, per cui l'anno scorso molte partite punto a punto, soprattutto in casa, riusciamo a portarle a casa, cioè a vincerle. Adesso obiettivamente siamo infilati un po' in un tunnel dal quale non riusciamo a uscire. In questo momento
non nego che un po' di paura magari ci viene nel finale, perché obiettivamente le abbiamo perse quasi tutte, se non tutte, e allora è normale che un attimino la mente non ragioni benissimo, diciamo. Credo che dobbiamo migliorare anche su questo, anche perché questo finale di stagione spero e mi auguro che ci riservi qualche altra partita tirata punto a punto e che possiamo rifarci. Il presidente Basciano, tramite il sito della Pallacanestro Trapani, ha scritto una lettera di ringraziamento. Si legge: ancora una volta la partecipazione degli spettatori è stata molto numerosa e appassionata, ma soprattutto il messaggio di sportività e lealtà della nostra piazza è giunto forte e chiaro. Per questa ragione sento di dover ringraziare tutti i tifosi che hanno mantenuto un comportamento esemplare. In una stagione, ha aggiunto, non esaltante dal punto di vista sportivo. Ciò che garantisco, continua il presidente, è che ogni azione sia stata compiuta puntando ad una crescita globale del nostro club, che vuole insediarsi nella città in maniera sempre più efficace e funzionale alle esigenze del territorio. Sapremo terminare questa stagione con dignità e con l'atteggiamento combattivo che l'intero ambiente e i nostri tifosi meritano. Oggi pomeriggio, a partire dalle 16 al Palo Aurighe, i bambini possono festeggiare l'ultimo giorno di carnevale. Aspettiamo tantissimi bambini oggi pomeriggio qui al Palo Aurighe per una grande festa con giochi di balli di gruppo, animazione, una grande sfilata per la migliore mascherina per un bambino e per una bambina con grandissimi premi. Vi aspettiamo, una bella merenda anche vi aspetta. Quindi dalla collaborazione della Pallacanestro Trapani con il signor Nilsson, un'apertura, insomma un progetto grande che ancora una volta vede protagonisti i bambini. Sì, noi crediamo molto nei bimbi, noi con il signor Nilsson abbiamo creato il baby parking da inizio anno e stiamo cercando di creare sempre più feste e idee particolari, questa è una di quelle, aspettiamo tanta gente, stiamo montando un po' tutto e vi aspettiamo qua alle 4 per festeggiare insieme. E adesso un'ultima notizia, la VTK Sicilia e il suo presidente Cesare Belluardo hanno firmato il successo di quella che numericamente è stata la più grande manifestazione di arti marziali e sport da combattimento della regione. Si è infatti svolta ad Alcamo, presso il Pala Tre Santi, la prima tappa della maratona italiana della VTKA, valida per la qualificazione al campionato italiano assoluto 2015, che si svolgerà a Napoli a maggio. Tra i 564 atleti provenienti da tutto il sud Italia, ha conquistato 48 ori, 24 argenti e 18 bronzi. Questa era la nostra ultima notizia, come sempre le altre tornano, ma nella prossima edizione. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona giornata.